Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Mio podcasting stagione 16, episodio 180R. Il tema di questo podcast è una reazione ad un filmato di YouTube di retrofuturismo. Il link lo trovate in descrizione di questo podcast. Dunque, il video di retrofuturismo parla della nostalgia per il futuro, ovviamente in lingua statunitense. Ora, porta la data approssimativamente della metà del 1950, forse prima del 1960. Per farla corta e breve, ecco, io vi consiglio di andare a visionare il video per vedere come immaginavano gli statunitensi il futuro. Noi osservatori dei primi decenni del XXI secolo, a vedere questo video di retrofuturo, qualcosa già la possiamo commentare. 1. La sala, i salotti, ecco, non sono mai diventati il centro della casa, ma è vero però che in molte case moderne l'ingresso è stato soppresso e si entra già in sala oppure un grande open space dove cucina e sala talvolta si fondono. 2. È vero che le televisioni si sono ingrandite in termini di pollici, sono stereo, è migliorata indubbiamente enormemente la risoluzione, con poi diciamo i formati digitali. La previsione su questo tema direi che si è azzeccata al 100%. 3. Il fatto che ci sia una console del salotto che controlli un po' tutto, ecco, non è proprio così. In casa c'è chi ha computer tower, oppure qualche sporadico computer desktop, o più probabilmente molti portatili, sia ad uso personale quanto ad uso dei figli, oppure televisioni con Android. Ecco, in ogni caso quello che è, diciamo, lo scettro del comando di casa è il telecomando. I telecomandi si sono moltiplicati, invece che una console, diciamo, che controlla, diciamo, che sta nel salotto e che controlla un po' tutto, sono i telecomandi che si sono moltiplicati come funghi, che controllano praticamente il televisore, il videoregistratore, oppure molto spesso anche il sintonizzatore digitale terrestre o satellitare. Quindi sono i telecomandi, praticamente piccoli oggetti portatili, che danno il controllo un po' tutto della sala e che si sono moltiplicati, e non una console ferma centrale, diciamo, che domina un po' tutto il salotto. 4. Ecco, le sedie in plastica gonfiabili, boh, ma chi le ha viste mai? 5. Alcune case hanno un computer in effetti che controlla l'ambiente, aria condizionata, umidità, temperatura, riscaldamento. Ecco, però per lo più io penso che la cosa più comune che tutti hanno in casa sono i termosifoni e le valvole economiche con cui controllare la temperatura ambientale, molto spesso a mano. Molto diffusi sono ormai i condizionatori portatili per lenire la calura estiva. Nel complesso direi che poco nello specifico di quanto predetto si è avverato, per quanto è indubbio che frigoriferi, surgelatori, forni a microonde, condizionatori d'aria, ferri da schiena, riscaldamento, acqua calda con boiler di vario tipo, assieme ad ascensori abbiano popolato le nostre case. Negli Stati Uniti sono molto comune le villette monofamiliari a schiera, mentre in Europa, dove c'è molto meno spazio ed è alta la densità per abitanti di chilometro quadrato, si sono sviluppati condomini
in cui le persone vivono accatastate le une sulle altre, condomini che sono la versione mignon e meno possente di un grattacielo. 6. Ecco, abbiamo mandato sonde sulla Luna, uomini sulla Luna, che poi non hanno conquistato un granché. Poi non ci siamo più ritornati sulla Luna. Abbiamo però stazioni spaziali in orbita, robottini su Marte, robottini sulla Luna. Ecco, ai primi decenni del XXI secolo si vocifera di basi umane e sotterranee sulla Luna, oppure di stazioni spaziali sulla Luna e forse chissà anche su Marte. Per ora, a dire la verità, si è visto molto poco, tante chiacchiere, qualche missione Artemis con manichini a bordo. Vedremo come gli ingegneri risolveranno il grosso problema delle tempeste di vento siderale quanto del vento solare intorno e sopra la Luna, oltre alla caduta di bolidi e di meteoriti, tenendo presente che la Luna non ha atmosfera e non ha un proprio campo magnetico, quindi non è proprio salutare e sostare in orbita a lungo, né tantomeno non è proprio per niente salutare vivere sulla superficie della Luna. Lo stesso rischio praticamente di caduta di bolidi, radiazioni ionizzanti, piccoli meteoriti, ecco, sono rischi mortali proprio per il fatto che manca un campo magnetico sia sulla Luna quanto su Marte. Molto più sicure quindi risulterebbero delle ipotetiche basi lunari o marziane costruite però e scavate nella roccia sottoterra. Vedremo un po' come si evolverà la eventuale colonizzazione, diciamo, di basi lunari e basi marziane, che molto probabilmente cresceranno come funghi dentro il XXI secolo, ma bisognerà vedere quanto ne faranno e se nasceranno verso la fine del XXI secolo oppure prima della metà del XX secolo, che fa una differenza non di poco conto. Va bene, più o meno per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima!